come si arriva? Si arriva con l'entusiasmo, sicuramente lo slittare del forno non sposta gli equilibri. Ormai in una stagione dove abbiamo vissuto di tutto e di più, le squadre, gli allenatori, le società sono preparate a questo. Quindi sicuramente l'Avellino sarà pronto per affrontare una sfida così importante. Sarà sicuramente un appuntamento fondamentale. Secondo lei, quale deve essere chi deve essere il trascinatore di questa squadra? C'è l'entusiasmo dei giovani, ma di contro c'è anche l'esperienza dei senatori. Ci vuole sempre tutto, è normale che l'esperienza in queste gare prevale su tutto. E poi l'Avellina ha un allenatore così abituato, l'ha anche vinto diverse volte questo campionato, anche playoff da quinto posto, quale fu con il Cosenza. Sono sicuro che l'Avellina ha il giusto mix per poter essere una protagonista in queste fasi nazionali. Un'ultima domanda gliela faccio su Forte. Lei si è già complimentato con questo calciatore. Ha avuto un momento difficile nell'ultima parte della stagione, ma sicuramente è uno dei punti di riferimento della squadra di Braglia. Forte è un portiere in categoria bravo, è un portiere che sta nei top club, quindi l'Avellino se lo deve tenere stretto e sicuramente in questa fase nazionale sarà un protagonista.